Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutte. Allora, nuovo video room tour della mia camera, ovviamente. Questa è la porta, ovviamente, si entra da qui, ovvio. E ora entriamo. Allora, dunque, qua si parte dal mio letto. C'è il mio letto, ecco qua. Sì, la borsa è lì perché non si poteva metterla quando sto riordinando tutto la mia camera. Proprio stamattina l'ho rimessa a posto. E alla mia sinistra c'è i quadri con, vabbè, alcuni miei idoli, mie cugine, mie zie, eccetera. Vabbè, mia madre e mio padre, io ovviamente, mia madre e mio padre da piccoli. Io in braccio mia madre o mio padre. Vabbè, il quadro della Madonna, sto sempre violetto, di là sempre un quadro di me e del mio idolo, poi qua due libri che ogni tanto, se riesco, provo a leggermi, sempre della Damigella d'Onore, questo ve lo consiglio perché è bellissimo, Gian Costello si chiama, sì. Poi uno di Giovanni Paolo II, Lolek Wojtyla, bellissimo anche questo, ve lo straconsiglio. Poi qua le zanzare ci assalgono qui in Sardegna, che è una cosa pazzesca, ma vabbè. Poi qui la finestra, e dunque, sì, vi sto già facendo questo video perché mi è stato richiesto, visto che l'ho cancellato, ero molto confusa, quindi lo sto rifacendo da capo, sperando che vada bene. Poi questa è una sedia dove io mi metto ogni tanto e mi cambio perché mi serve per cambiarmi, poggiare le cose dove mi cambio, gli indumenti esattamente, per la precisazione. Poi, vabbè, qua la specchiera dove mi specchio per sia, o truccarmici o guardarmi allo specchio per sistemarmi un po'. Il tappeto, non manca mai il tappeto centrale, eccolo qui, vedete? Già, eccolo qua. E nulla, poi lì la specchiera, quella della mia, del mio comò, dove ho tutti i trucchi e cose varie, tablet, eccetera, macchina che ogni tanto uso quando voglio fare i video veramente fatti bene e non so quello col cellulare. Poi lì ho vari, vabbè, i Cream, ovvero Soft Dream, fazzolettini, semplici fazzoletti. Poi lì ho una scatola dove tengo campioncini e di profumi e cose varie. Lì, sempre da dove registro io, sopra qua, ci tengo questo telefono qua. E qua ho due specchi, a un lato e dall'altro, qua in mezzo. Poi due casse agli angoli. E il mio computer fisso, ma anche quello portatile che adesso sta di là in sala. Poi c'è qui, come dire, due porta, come si può dire, due porta trucchi, sì, poi i miei porta pennelli, tutto quanto, due vasetti che mi hanno regalato i miei, ovviamente c'è cioè mia nonna, non i miei, mia nonna, diciamoci la verità. Poi porta profumi che erano dei cioccolatini, due scatole di cioccolatini, e ho deciso di metterci porta profumi e ci ho messo i profumi. Per l'appunto, poi lì i pennelli, come vi dicevo, porta rossettini, c'è una tazza di rossetti, scusate, poi qua roba, vabbè, c'è un frusaglio e cose varie, sempre per aggiustarmi le sopracciglia, non li potete vedere ma sono qui dentro, non li vedete ma sono qui, ecco. Poi qua pennelli, vabbè, non fa testo, qua sono sporchi, sono da lavare, ma giuro appena finisco questo video li metto e li lavo immediatamente. Poi lì protezione solare, due, non so più parlare oggi, non fateci caso, sono stanca, vabbè. Poi lo scaldacera, vedete lì la scatola dello scaldacera incluso, poi per fare la ceretta, ovvio. Poi lì c'è un detergente per lavarmici la faccia, della Mil Mil, una trousse, sì, non so se la intravedete, una trousse della Pupa, poi l'acqua termale, quella che rinfresca, che è una cosa in paradiso, sembra di stare, e vabbè, tante altre cose, cosmetici e cose varie. E la mia lampada che serve per farmi luce, non l'accendo se non vi acceco, quindi non mi sembra il caso. Poi qui la stampante,
che non la uso mai, quella è uno scaldacera per il viso professionale, bla bla bla, non sto neanche a soffermarmi troppo. Qui invece vedete sempre una trousse della Douglas o Douglas, non so come si dica, però non importa. Qui due bamboline trousse, no, che dico trousse, due bamboline russe, sì, bellissime, vedete fanno anche rumore se la tocco, eccola qua. Poi, vabbè, quello è un quadro della Madonna. Poi un angelo, qui una statuetta dell'angelo regalatami da una mia amica vicina, si può dire, perché è una mia vicina. Non faccio nomi perché è. E poi, che altro dirvi? Vabbè, scusate, ma sono stanca, perdonatemi, non me ne vogliate. Non volevo farlo questo video adesso, ma l'ho voluto fare per accontentarvi, sia chiaro. Non per altro. Comunque, questo è il comò barra scrivania, perché a volte mi trucco, dipende dove metto il telefono. Vabbè, qui conoscete sempre la solita storia. Ho fatto una foto lì dall'estetista con il mio ito, lo sapete benissimo che non c'è neanche bisogno di presentazioni. E poi niente, qua c'è l'enciclopedia, una grossa enciclopedia che non ha fine, ma vabbè. E lì gioiellame, cose varie, vabbè, porta, telefoni, l'armadio, le sedie, una la metto qui per sedermi a fare video e non solo guardare anche i vostri video. Qui era, poi sempre la sedia per poggiare tutto. Ecco, vi sto facendo una brevissima, velocissima panoramica di ciò che avete visto. Questa è la porta dove si entra, ovvio. E qui invece ci tengo a questo piccolo angolo un tappeto per fare Pilates, che poi non è Pilates ma è fisioterapia sarebbe. E qui dei pacchettini regalo se ho voglia di fare un regalo amici o parenti, ok? Nulla ragazze, questo è quanto. Io vi saluto e vi ringrazio per aver ascoltato o guardato perlomeno sto video. E ci si vede al prossimo video, ok? Ciao ragazze, a presto. Se vi va mettete un like, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate di questo room tour, perché questa è la videocamera, ok? Nulla. Ecco qua, io ora ve la metto di qui, perché così almeno vedete un po' come è messa. Sì, vabbè, non fate caso al rumore di sottofondo, ma. Questa è la mia vita reale e questa è. Basta ragazze, un bacio, a presto, ciao 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 ciao.